mi occupo della realizzazione di robot autonomi, e con autonomi in questo caso intendiamo robot in grado di prendere decisioni da soli, quindi non robot teleoperati, ma robot in grado di muoversi nell'ambiente, fare cose in totale autonomia. E ci sono diversi problemi che sono collegati a questi aspetti del comportamento autonomo. Ovviamente ci sono problemi di tipo etico e legale, perché potete immaginare bene cosa può succedere nel caso in cui un robot autonomo, cioè un robot che prende decisioni da sole, sia coinvolto in un incidente, ad esempio. Noi però non affrontiamo questo tipo di problematiche al momento, perché il mio background è piuttosto invece sulla realizzazione di algoritmi intelligenti, cioè programmi, se volete, software in grado di permettere al robot di prendere decisioni in maniera totalmente autonoma. Per fare questo, i robot devono essere tipicamente equipaggiati di sensori, ovvero dispositivi che sono in grado di percepire qualcosa dall'ambiente circostante, costruire mappe, capire dove si trovano eventuali ostacoli sul percorso, o anche capire dove si trovano eventuali oggetti che sono legati all'attività del robot. Per esempio, se noi pensiamo al search and rescue, che è il problema di assistere gli operatori umani nella ricerca di persone coinvolte per esempio in una catastrofe di tipo ambientale o anche industriale, nel search and rescue per esempio l'oggetto della ricerca potranno essere le persone. E allora in questo caso è ovvio che se vogliamo che i robot siano in grado di svolgere questo compito, dovranno probabilmente essere equipaggiati con sensori che possano percepire l'ambiente e trovare persone. A meno che non ci accontentiamo, per esempio, di acquisire immagini o video e poi trasmettere queste immagini, questi video ai operatori umani, che saranno loro stessi in grado di analizzarli per cercare oggetti di interesse. In questo ambito, nell'ambito del comportamento autonomo, ci sono diversi problemi. Uno appunto è quello dell'interpretazione dei dati sensoriali, ma altri problemi sono quelli di saper pianificare un percorso. Ad esempio, se vogliamo che il robot vada da un punto a un altro o sia in grado di esplorare una certa zona, il robot dovrà essere in maniera autonoma in grado di calcolare il proprio percorso. Quando parliamo di robot, ovviamente possiamo parlare sia di robot su ruote che si muovono per terra, anche robot su gambe, anche se qui sono altri problemi molto grossi legati a autonomia di tipo energetico, come nel caso specifico di questo workshop, robot volanti che saranno in grado di muoversi nell'ambiente, appunto in un ambiente tridimensionale volando. Un problema appunto è quello del calcolo del percorso. Altri problemi molto rilevanti sono quelli di modificare il percorso in base alla presenza di eventuali ostacoli. Tipicamente esiste una fase di pianificazione che viene svolta a priori, in cui il robot decide più o meno quale sarà il proprio percorso, e questo viene deciso in base a informazioni che sono già note prima dell'operazione, ma poi durante l'operazione il robot potrà rendersi conto, per esempio, che ci sono ostacoli inattesi, e per questo motivo dovrà essere in grado di adattare il proprio percorso in modo tale da affrontare le situazioni impreviste che può incontrare. Quindi le problematiche sono molte, a partire dall'autonomia di tipo energetico, come abbiamo visto, all'autonomia di comportamento, che prevede il riconoscimento di cosa succede nell'ambiente, la pianificazione del percorso, l'evitamento degli ostacoli e così via.